Gentili amici ascoltatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione locale. Oggi è martedì 22 maggio, in studio Filomena Viscomi e Giuliana Murgia, ma vediamo gli argomenti dell'edizione. Eh sì, Giuliana, parleremo di sanità. Il presidente del Tribunale dei diritti del malato, Roberto Muniz, ha scritto una lettera aperta a tutti i sindaci e intanto, aspettando l'incontro di domani sera, anche Bernardino Gallo per SOS Ossola rimarca alcuni concetti. Cover Industrial Verbania, domani a mezzogiorno si riapre l'asta per l'acquisto e sarà l'azienda di Baveno Demi a presentare l'altra offerta. Parleremo anche di rifiuti, ieri una conferenza stampa presso la sede del COUBA a Verbania. E giovedì sera si parlerà di salvagente in viaggio a Villa d'Ossola, l'associazione apertamente con Libera. E a proposito, domani mercoledì 23 maggio i sindacati CGIL, CISL e UIL riuniti alle ore 18 per ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, ma anche i fatti di questi giorni. La giunta municipale di Omegna si è insediata, vedremo chi sono i protagonisti. Ricordiamo questa sera il consiglio della comunità montana. Ed è in corso la conferenza stampa dei tre sindaci capoluogo, Domodossola, Omegna, Verbania, al Tecnoparco sulla situazione finanziaria dei comuni. Fisco, Velox e tensioni italo-svizzere, Marinello, il nostro territorio non può pagare per i giochetti di Roma e di Berna. L'assessore alla pianificazione di Domodossola, Leopardi, interviene sullo sviluppo della capacità di interconnessione con la Svizzera e di ricollocazione della linea 220 kV. L'ASL propone un incontro informativo sulla tiroide. Si è concluso positivamente il 15° trofeo Peppo Tedeschi, campionato provinciale di tiro a segno per armi ad aria compressa. E poi abbiamo ancora notizie sulle visite di studenti ad attività lavorative. Ma come vi abbiamo anticipato, parliamo dell'incontro di domani sera all'Assemblea dei Sindaci Ossolani in difesa della sanità in Ossola. Scrive una lettera aperta ai sindaci ossolani e Roberto Munizza per il Tribunale dei diritti del malato di Domodossola. Dice Munizza: l'ora è giunta di fare sentire la propria voce per frenare il depauperamento della nostra terra. Sarete capaci di cogliere l'occasione? Vorrete partecipare di un comune sentire ossolano senza che questo significhi abdicare ad una visione della provincia del VCO più ampia e matura, di pari dignità tra i territori che la compongono e che la sostengono, in un momento in cui si è chiamati alla tutela e difesa non solo del punto nascite ma dell'intero San Biagio e oltre la sanità verso le ulteriori istanze del nostro territorio? Voi sindaci ossolani siete chiamati ad una presa di posizione chiara, univoca e auspichiamo unitaria. La prossima consulta dei sindaci ossolani, convocata appunto per mercoledì, richiamando il documento sottoscritto dai sindaci il 27 marzo scorso, può e deve essere il momento del compattamento, non a tutela di un presunto campanilismo, ma nel pieno esercizio di rappresentanza dei territori e degli elettori che vi hanno conferito il mandato. Crediamo che le recenti prese di posizione di Giovanni Francini, Enrico Borghi, Lucio Pizzi, Alberto Preioni, Mariano Catrini, Gianni Rondinelli e Marzio Bartolucci nell'ambito della consulta per quanto riguarda la sanità del 9 maggio ultimo scorso consentano un compattamento trasversale che possa andare oltre la logica degli schieramenti e permettere l'unitaria rivendicazione delle legittime istanze del nostro territorio. Le stesse recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio regionale Cattaneo vanno nella direzione del mantenimento del punto nascite e dell'ubicazione di emodinamica a Domodossola. L'indicazione dunque per quanto riguarda il polo materno infantile di un unico reparto plurisede sui due servizi e sui due presidi ospedalieri, in linea con la connotazione di ospedale unico plurisede del VCO. Quindi con un unico numero di parti conteggiato sulle due sedi potrebbe essere una soluzione tecnica e anche politica. Ma dicevamo a proposito anche Bernardino
Bernardino Gallo, SOS Ossola, dice: come SOS Ossola non abbiamo da fare nessun appello particolare ai sindaci che si riuniranno domani, salvo quello di riconfermare la necessità e l'urgenza di organizzare una grande e democratica manifestazione popolare, finalizzata non tanto ad una difesa ma ad un rilancio delle problematiche importanti per le genti dell'Ossola, a partire da quelle socioassistenziali e sanitarie del San Biagio, ma non solo. La manifestazione popolare che richiediamo coerentemente da soli e con voce ferma serve a compattare tutti i sindaci ossolani e consentire al popolo di far sentire la propria voce. Andiamo a Megna, la giunta municipale del sindaco Maria Adelaide Mellano è così composta: Cristian Scatamacchia, vice sindaco con deleghe pubblica istruzione, assistenza sociale, Giampiero Bellardi, bilancio e finanze e un membro tecnico, Francesco Pesce, urbanistica lavori pubblici, Mario Cavigioli, attività produttive, commercio, turismo, Alessandro Buzio, cultura, viabilità, sport, sicurezza, presidente del consiglio comunale Gianni De Santi. Primo impegno dell'amministrazione comunale omegnese, la presentazione del bilancio preventivo 2012. Di servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, nella conferenza stampa che si è tenuta ieri presso la sede organizzata dalla COUB, il consorzio obbligatorio di bacino unico del Verbano Cusi Ossola. Nell'incontro il consiglio di amministrazione consortile ha illustrato i più recenti interventi amministrativi e tecnici di pianificazione del settore raccolta e smaltimento rifiuti, nonché i risultati di raccolta differenziata conseguiti nel 2011 nell'ambito provinciale. È stata l'occasione per illustrare le nuove modalità di conferimento plastica. Ma a questo proposito sentiamo il presidente del COUB, Giuseppe Monti. È riuscito, con la collaborazione dei 31 comuni ossolani, a risolvere il problema dell'ex discarica di Domo, partendo con le opere. Opere che verranno ultimate secondo cronoprogramma entro fine ottobre del 2012, trovando le risorse erogate dai 31 comuni ossolani. Siamo riusciti, in collaborazione con le due società Valle Ossola SPA e Conser, a portare a termine il progetto di fusione per incorporazione, creando entro fine 2011 un'unica società, ponendo la nostra provincia una delle prime in Regione Piemonte per il fatto di avere un unico consorzio di bacino unico e un'unica società che gestisce il reparto rifiuti. L'obiettivo per il 2012 è sicuramente quello, il primo, di sospendere l'attività del forno entro luglio del 2012. Il secondo è quello di proseguire nella redazione del bando di gara per la gara doppio oggetto, come da indicazioni che i 77 sindaci hanno fornito a COB. COB ha già iniziato a studiare con i propri consulenti e con i propri uffici questo bando di gara, un bando di gara impegnativo che dovrà concludere l'intero iter entro il 31/12 del 2013. Abbiamo altri obiettivi importanti per il 2012, che sono quelli di cercare di uniformare il sistema di raccolta su tutto il territorio provinciale. Porto un esempio: attualmente i 31 comuni ossolani raccolgono la plastica e il vetro insieme, a differenza dei 46 comuni che raccolgono la plastica e le lattine insieme. Ecco, noi vorremmo cercare di uniformare i sistemi di raccolta. Questo perché? Questo per migliorare la qualità del materiale raccolto, permettendoci di aumentare i rimborsi CONAI. I rimborsi CONAI sono l'introito che noi incassiamo dalla vendita del materiale raccolto. Nel 2011 questi rimborsi si sono attestati attorno ai 2 milioni di euro. Possiamo fare di più, questo significa che più incassiamo, più riusciamo a ritornare ai singoli comuni per la loro raccolta differenziata. Il 2011 si è chiuso anche con un ulteriore dato positivo, cioè quello che a livello provinciale la raccolta differenziata si è attestata al 70%. Dunque abbiamo superato ampiamente l'obiettivo, che è del 65% entro il 2012.
Siamo poi anche riusciti nell'arco di 3 anni ad abbattere il quantitativo di materiale che viene conferito nel forno. Siamo passati dal 2009, che si conferiva a circa 32.000 tonnellate annue, a 25.000 tonnellate nel 2011, e i dati ci lasciano ben sperare di ridurre ulteriormente questo dato. Dal 1 di maggio la raccolta di piatti e bicchieri, quelli che si usano abitualmente nelle sagre paesane piuttosto che nelle feste, possono essere conferiti con la plastica. Dunque è un altro dato importante, ad eccezione delle forchette e dei coltelli, diciamo quelli sempre in plastica. Questo è quello che a livello nazionale si è portato avanti, e ovviamente anche nella nostra provincia viene avanti. Andiamo a Verbania, il curatore fallimentare di Cover Industrial. Domani a mezzogiorno riaperta l'asta per l'acquisto, prenderà atto dell'offerta della Demi Industrial Plants, azienda bavenese che si è aggiunta dopo l'offerta degli imprenditori facenti capo ad Ottavio Zucca. La Demi offrirebbe una cifra superiore del 30% rispetto alla proposta di Zucca. Demi avrebbe il sostegno di un importante istituto bancario, oltre che della clientela, e sarebbe in grado, dicono loro, di mantenere tutti i posti di lavoro, che sono circa 65, oltre ai loro attuali dipendenti, cioè 56. Nessuna intromissione dell'ultima ora, dunque, rivendicano, ma il tempo necessario per una valutazione ponderata della situazione. Oggi l'azienda Demi incontra CGIL CISL e UIL per esaminare il piano industriale, e ricordo che l'azienda è stata fondata da esperti e maestranze che già provenivano dalla stessa Cover. CGIL, CISL e UIL del Vicio esprimono a nome di tutti i lavoratori italiani per l'efferato attentato che ha colpito inermi studentesse di una scuola di Brindisi. Spetta ora agli inquirenti accertare la matrice dell'atto criminale. CGIL, CISL e UIL, nell'esprimere vicinanza alle famiglie colpite, condannano duramente l'accaduto e si affidano alle forze investigative affinché autori e colpevoli del vile attentato siano prontamente assicurati alla giustizia. La coscienza civile collettiva si ribella a questi attentati che vogliono colpire lo Stato e tutti i suoi cittadini. CGIL, CISL e UIL dunque si mobilitano invitando i cittadini, le associazioni, le forze politiche e le istituzioni a realizzare nella giornata di mercoledì 23 maggio 2012, anniversario della morte di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e della scorta, un presidio per dire no alla violenza e al terrore. Quindi domani, mercoledì 23 maggio, a Verbania Intra in piazza Ranzoni, questo presidio ritrovo alle ore 18. Sono poi previsti interventi di autorità ed associazioni. E giovedì sera alle 21 nella sala consigliare del municipio di Villa d'Ossola l'associazione Apertamente organizza Salvagente in viaggio, scorte non violente a persone a rischio. Relatori Andrea Zumo ed Eugenio Bonolis di Libera. Tra l'altro vi ricordo che nel nostro approfondimento di giovedì mattina parleremo proprio di persone a rischio, di non aver paura di andare a scuola, di camminare in cordata, e lo faremo con Eugenio di Libera, che sarà nostro ospite. Vi ricordiamo questa sera alle 20.45 presso la sala conferenze della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola in via Romita a Domodossola viene convocato il Consiglio della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola. Come anticipato già ieri, sono 9 i punti all'ordine del giorno, tra questi anche la gestione delle funzioni nel settore socioassistenziale ed esercizio associato tramite istituzione, esame ed approvazione. È in corso dalle 9.30 la conferenza congiunta dei sindaci di Domodossola, Omegna e Verbania al Tecnoparco su situazione finanziaria dei comuni, bilanci di previsione, IMU ed eventuali investimenti. E proprio quest'ultimo punto, investimenti, è in correlazione con la contrazione della possibilità di accendere mutui ridotta all'8% delle entrate nel corrente anno, per arrivare alla percentuale del 4% delle entrate nel 2014. La nostra provincia, la nostra terra non può e non deve essere l'ostaggio da strumentalizzare per le prove di forza tra Italia e Svizzera. A pochi giorni dallo sblocco dei ristorni congelati al 30 giugno 2011 dal Ticino, a fronte dell'incontro tra il governo di Berna e quello di Roma previsto per dopodomani, 24 maggio,
assistiamo, dice Michele Marinello, a nuove minacce di blocchi che giungono da oltre confine. Per noi è ora di dire basta. È il commento, vi dicevamo, del vicepresidente del gruppo della Lega Nord, Michele Marinello, rappresentante della regione nella regione Subrica, alla notizia della richiesta di intervento del Consiglio federale elvetico fatta dal consigliere ticinese Quadri, il quale chiede di bloccare nuovamente i ristorni in risposta all'ipotesi sulla quale starebbe ragionando Roma di sostituzione dei fisco velox con telecamere fisse alle frontiere. Sabato scorso studenti universitari del Politecnico di Milano, di diverse nazionalità peraltro, dall'Egitto, dalla Colombia, dall'India, della Facoltà di Scienze dell'Architettura, hanno visitato il centro servizi Lapideo di Crevola d'Ossola e assistito alla lavorazione della beola calice nella cava Filippeddu. La visita di studio è servita per avere concreta cognizione del trattamento dei materiali, della loro qualità e della perizia con cui lavorano gli addetti, indispensabili queste cose alla conoscenza teorica, ma anche produzione di formaggio e ricotte alla latteria di Fomarco di Pieve Vergonte con i bambini della seconda classe elementare di Baveno nei giorni scorsi. Accompagnatrice d'eccezione il sindaco Mariuccia Beccari e insegnante di pratica la casara Ambrogia Picchetti. Il 23 maggio, domani, si tiene la giornata mondiale della tiroide, promossa dalle principali associazioni scientifiche europee e mondiali che si occupano di questa ghiandola. In Italia l'evento è promosso dall'Associazione Italiana della Tiroide, l'Associazione Medici Endocrinologi, la Società Italiana di Endocrinologia, insieme al Comitato dell'Associazione dei Pazienti Endocrini. Scopo dell'iniziativa è sensibilizzare sui crescenti problemi legati alle malattie della tiroide e sul loro impatto sulla salute della donna e sulla gravidanza, con particolare riguardo all'azione preventiva. Il tema conduttore di quest'anno è infatti la tiroide donna, la tiroide e la gravidanza, proprio per sottolineare come il genere femminile sia particolarmente soggetto a questa malattia e che per una buona conduzione della gravidanza è importante assicurare il corretto funzionamento della ghiandola. Anche la ASL VCO aderisce a questa giornata con un incontro informativo aperto a tutti che avrà luogo venerdì 25 maggio alle 21 presso la sede dell'ASL VCO in via Mazzini a Domegna. Durante la serata il direttore della struttura malattie metaboliche e diabetologia dell'ASL VCO, dottor Giuseppe Saglietti, relazionerà sulla malattia della tiroide. Sarà anche distribuita una brochure informativa insieme ad un questionario finalizzato a raccogliere una breve anamnesi sulla possibile presenza di malattie della tiroide nelle donne intervistate e soprattutto ricavare elementi sullo stato di conoscenza delle tematiche legate alla diffusione delle principali patologie della tiroide nella donna in generale e con uno screening precoce riuscire ad arrivare a capire quali disfunzioni della ghiandola sia in donne in gravidanza e che in donne normali. Del 15° trofeo Peppo Tedeschi di campionato provinciale di tiro a segno per armi ad aria compressa dalla distanza 10 metri parleremo nel GR di domani. Vi ricordiamo soltanto che una troupe del programma di Rai 3 Ballarò è stata a Macugnaga e il servizio andrà in onda stasera durante la puntata di Ballarò su Rai 3, perché sono state riprese e raccontate tra l'altro da Riccardo Bossone le miniere d'oro, la galleria che tra l'altro riaprirà le visite il 1° giugno e resterà aperta ai turisti, a quanti la vogliono visitare, fino al 15 settembre, l'unica in Europa che è stata aperta nel 1710. Era tutto, vi ricordo che il nostro approfondimento delle 10.03 in replica alle 19.20 è con l'architetto Giacomo Bonzani, parleremo ancora di Sempione Ferroviario e con questo passiamo al tempo. Oggi c'è in corso, è già diciamo arrivato il miglioramento, quindi si arriverà anche a più soleggiato e più caldo tra domani e giovedì e poi venerdì staremo a vedere. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, linea alla rete.